Chiara e oggi sono qui per fare un video un pochino diverso dal solito perché mi è arrivato finalmente il pacco che mi ha inviato una ragazza dolcissima che lavora all'Avon e mi sono arrivati dei prodotti stupendi, davvero stupendi che come vedete vi farò vedere anche mentre li applico appunto per testarli, chiaramente vi farò sapere piano piano poi che ne penso davvero perché appunto sono arrivati oggi e quindi questo è il primo impatto. E appunto uno che vedete subito è questo rossetto splendido, sono innamorata di questo colore ed è Avon Color Trend e sto davvero amando alla follia questo colore che vedrete molto probabilmente nella Rich Ruby si chiama e non si mette a fuoco, vabbè andate sulla fiducia. Comunque questo rossetto che sto amando alla follia, mi piace da morire e appunto vedrete l'applicazione. L'ho applicato volutamente senza matita, senza niente, perché volevo vedere esattamente l'effetto che faceva, se si manteneva, ed è bellissimo perché non è troppo scrivente, nel senso di quelli che ti ritrovi qui dopo 5 minuti, ma non è nemmeno secco, quindi non mi secca le labbra, anzi, e poi ha un buonissimo odore, mi piace. Comunque sì, la ragazza in questione di cui vi sto parlando si chiama Beatrice Francesca Nuzzello, sto leggendo il nome perché non voglio assolutamente sbagliare, vi lascerò tutti i suoi dati qua sotto. È una fantastica ragazza che appunto lavora con l'Avon e che appunto mi ha inviato gratis questi prodotti per insomma per fare questa nostra collaborazione. Quindi, ma è stata molto molto carina perché oltre a questo, lei oltre a fare queste cose di Avon fa anche dei piccoli gioiellini, li crea lei e sono splendidi. Adesso vi farò vedere che cosa mi ha inviato, che sono delle cose splendide, due paia di orecchini e due paia di bracciali bellissimi, davvero bellissimi. E vi faccio subito vedere che cosa mi ha inviato. Allora, appunto il rossetto. E se chiaramente volete fare anche voi, se vedete che vi piacciono questi prodotti, contattatela a lei perché lei oltretutto vi metterete d'accordo e sicuramente vi saprà aiutare anche per una scelta più mirata o comunque credo, se non sbaglio, che possa inviarveli proprio lei a casa e comunque venire a casa vostra se siete delle sue zone. Quindi chiedete tutto a lei, insomma. Comunque sia, poi mi ha inviato questo eyeliner qui a penna, molto molto bello, che l'ho testato adesso e lo vedrete facendo questo trucco e lo vedrete perché a fine di video vi lascio anche di come ho realizzato, da molto molto vicino lo vedrete, come ho realizzato questo semplicissimo trucco proprio per testare l'eyeliner. E devo dire che a primo impatto, anche se all'inizio mi sembrava eccessivamente liquido, la prima uscita è uscita molto liquida, però probabilmente è perché appunto è stato in viaggio, magari per quello, però comunque mi piace perché è un bel nero intenso, cioè lo vedete. Sì, se magari tolgo gli occhiali, è un nero intenso, mi piace molto, quindi diciamo che io lo consiglierei punto, cioè lo consiglierei a occhi chiusi sinceramente, perché io ne ho provati moltissimi di eyeliner a penna perché solitamente io uso eyeliner a penna di Kiko eccetera. Questo mi sembra molto resistente oltretutto perché non ha sbavato per niente, di certo non si può sfumare, però come qualsiasi altro eyeliner che io abbia provato a penna, però perché proprio rimane lì, però è facilmente, si stende molto molto bene. Forse l'unica cosa che può piacere o no, però questo è soggettivo, a me piace, è che il pennellino è molto rigido, quindi non si piega per non prendere, invece quelli della Kiko, se avete notato, alla fine si piegano un pochino, cioè prendono un pochino la forma dell'occhio, però a lungo andare forse quello si rovinano infatti, invece questo rimane così proprio, sembra un pennarello praticamente, fantastica. Quindi consigliatissima, poi chiaramente queste sono le prime impressioni, piano piano vi dirò anche le impressioni future, anche perché spero che vi fidiate delle mie impressioni, perché sono impressioni chiaramente sincere, non sono assolutamente pagata per dire questo, lei me l'ha inviati e poi mi ha detto vai, di quello che vuoi. Poi mi ha inviato queste bellissime nail patch, credo che si chiamino, nail art, c'è scritto comunque
stupende, sempre dell'Avon. Bellissime, le proverò anche queste, vi farò sapere la durata, come mi ci sono trovata, insomma, se perdono i glitter, i vari brillantini che hanno, insomma, vi farò sapere tutto, soprattutto sotto la mia pagina Instagram, perché oltre a seguire la pagina di Instagram di Beatrice, che appunto vi lascio qua sotto il link, e il nome che comunque è Beanuz8, però ve lo lascio scritto qua sotto, andate anche sulla mia perché così saprete appunto che cosa ne penso di questo. Poi è stata carinissima perché mi ha appunto lasciato dei campioncini, dei vari campioncini di varie creme, cremine che ancora non ho letto bene che creme sono, però poi vi farò sapere piano piano provandole, metterò sempre le foto su Instagram. Poi mi ha dato questi campioncini che stanno qua dentro. Ah, una scrocchia! Sì, una scena praticamente. E oltre a darmi questi profumi, che mamma mia, sono una cosa eccezionale. Questo è un profumo che mi ha lasciata Premier Lux, cioè è un odore pazzesco. Pure questo, molto molto buono. Non so se sono gli stessi, non lo so, però un odore magnifico. Infatti, credo davvero che lo ordinerò perché è troppo troppo buono questo. Mamma mia, buono, buono, buono. E poi mi ha dato questi due campioncini di due altri colori di, credo, rossetto. Ed è uno questo qui, molto molto bello. Bellissimo, questo mi fa impazzire. E questo qui, molto molto bello anche questo qui. Bello, mi piace. Questo forse lo vedo più su una persona con la carnagione un pochino più scura della mia, perché come vedete io sono molto molto chiara, infatti ha davvero beccato il colore secondo me che mi sta molto bene, cioè non è mo per falsa modestia, però credo che ognuno abbia poi le proprie tonalità di colori che stanno a quel che gli stanno meglio, e secondo me questa tonalità mi sta molto molto bene, quindi grazie grazie grazie. Poi, a parte è stata troppo carina perché mi ha anche scritto due bigliettini troppo carini. E se riesco ad aprire vi faccio vedere anche appunto i braccialetti e gli orecchini, se riesco ad aprire la scatolina, che mi ha fatto, che sono eccezionali. Io mi stavo per commuovere quando ho visto che mi ha fatto apposta per me il braccialetto, ma credo che comunque potrete acquistarlo pure voi, il braccialetto con giallo. Beh, anzi, mi sembra più un verde lime, ma bellissimo, con la bambina, perché io appunto sono incinta di una bambina, il cuoricino col fiocchetto, la scritta love, vorrei che si vedesse bene. E poi no, questo mi stava per far commuovere con la scritta mamma, e un altro cuoricino stupendo, quindi insomma questo sì. Poi lo stringerò chiaramente perché adesso chiaramente me lo metto, ma devo stringerlo un pochino, però stupendo, anche perché sono molto morbidi, quindi bellissimo. Poi un altro braccialetto eccezionale, è stupendo, davvero dovete andare a dare uno sguardo alle sue creazioni. Questo è, mamma mia, eccezionale. Con questo appunto, che anche questo stringerò, ma appunto devo stringerlo. Bellissimo, dà un sacco 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 di luce, bellissimo perché è proprio luminoso al massimo, bello bello da morire. E degli orecchini che mi hanno lasciata davvero senza parole, perché credo che siano eccezionali, che sono questi qui. Io non avevo mai visti di questo genere. Forse messi sono così, mi piacciono da morire, sì, si abbinano alle unghie. Sono davvero, davvero, davvero splendidi, mi fanno impazzire letteralmente, mi piacciono da morire. Poi io adoro gli orecchini così pendenti, li uso molto, molto spesso, quindi bellissimi. Questi qui, stupendi, davvero deliziosi, sono
Sono queste, oddio, ancore, troppo troppo carine. Questi sono un pochino più piccini, ma secondo me sono davvero davvero carini. E io sinceramente credo che li utilizzerò spessissimo. Niente ragazzi, insomma, questi erano i suoi regali favolosi che mi ha fatto e insomma, io davvero fossi in voi andrei a dare uno sguardo alla sua pagina. Vi metto il link qua sotto della ragazza. Sicuramente questa ragazza dolcissima vi darà anche il link per andare poi, oppure andateci voi nel sito dell'Avon dove c'è tutto il catalogo. Niente, insomma, ti ringrazio ancora Beatrice perché davvero sei stata troppo troppo gentile. E a proposito, sull'affidabilità andate sul certo perché gli ho dato chiaramente l'indirizzo di casa mia per rinviarmele queste cose, quindi assolutamente troppo troppo carina. Ah, a proposito, mi era arrivata anche un'email di un'altra ragazza che voleva spedirmi altre delle creazioni e non c'è problema, può inviarmele tranquillamente, basta che mi contatta per esempio su Instagram, Insta Message o anche qui su YouTube e io gli do il mio indirizzo di casa e me le invia normalmente e possiamo fare la collaborazione, insomma, senza alcun problema. E quindi non sono irrintracciabile, non so come dire, cioè non è che sparisco nel nulla, anzi. E niente, insomma, ragazze, spero che anche a voi siano piaciute queste cose, spero che vi piaceranno i piccoli pezzi di video in cui vi mostro, insomma, come metto il rossetto, bla bla bla. E niente, insomma, grazie ancora mille. Ah, grazie mille ancora Beatrice e ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao! Bene ragazze, qui inizio a stendere tutto sotto l'occhio, un bel correttore molto molto chiaro per togliere queste odiose occhiaie. Picchietto e sfumo per bene. Dopodiché vado ad applicare una cipria per far rimanere chiaramente il prodotto lì e non farlo spostare. Poi stendo un ombretto molto molto chiaro sopra tutta la palpebra mobile e sfumo sotto l'arcata sopraccigliare un ombretto molto molto, sono molto molto oggi, un ombretto color marroncino rosato per andare a dare un po' di definizione in più al mio occhio. Ora uso l'eyeliner Avon e lo vado a stendere, cercando di creare sempre un effetto molto gattina al mio occhio. Se sentite russare è il mio cane che sta qui vicino, scusate. Ok, adesso vado a sistemarlo, do le ultime correzioni. E adesso vado ad applicarlo anche sotto, facendo una linea bella spessa, tutta di eyeliner. E il cane sempre più che russa. Ora vado ad applicare una matita nera sia sopra che sotto, dentro l'occhio, per dare ulteriore definizione al mio occhio. Mi compiaccio di ciò che vedo e vado ad applicare il mascara. Abbondo di passate per dare un effetto ciglia finte, che se voi potete pure applicare, voi potete pure applicarle, ma io non le applico giusto perché volevo dare un effetto comunque naturale, anche se effetto ciglia finte. Sì, è molto contorta come cosa. Lo applico anche sotto e tada! Finito! Spero che vi sia piaciuto questo video, spero che questo mini mini tutorial per farvi vedere l'eyeliner vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Un bacione ragazze, ciao!